un percorso artistico di cui parleremo più nello specifico, ma io mi permetto di dire che spesso l'immagine, diciamo, del perrone editore ha rischiato anche di adombrare quella del perrone scrittore, perché non è sempre, diciamo, vantaggioso, potrebbe sembrare vantaggioso, cioè l'editore scrive il libro che ci vuole, no, non è così. A volte nella ricezione del libro da parte del pubblico ci sono delle aspettative troppo alte o ci sono dei pregiudizi, quindi ci sono dei pregiudizi, molto invece è preferibile, insomma, negli esordi essere in qualche modo di nome vergine, almeno nel campo del libro, però laddove ci fossero appunto dei pregiudizi, vedremo stasera come questo percorso invece sia stato un percorso studiato, mirato, di grande lavorazione. Ma dicevo, la cosa bella è che Giulio è importante per il suo rapporto che ha con la nostra città, con Napoli, perché è editore di tanti scrittori napoletani, molti sono anche qui, e ha sempre avuto un rapporto privilegiato con Napoli, come mi permetto di dire anche di grande affezione, oltre che di curiosità, poi sia a livello scouting, ecco, una curiosità relativa proprio a questo humus poi particolarmente prolifico del nostro ambiente napoletano, sia come indagine, diciamo, di tipo antropologico, no? Perché la nostra città si presta ad ogni tipo di lettura e a letture in tutti i sensi. E quindi anche in questo racconto in realtà compare Napoli. È un accenno, ma Napoli c'è e rappresenta un elemento anche della narrazione, dell'intreccio, quindi a testimonianza del fatto che in qualche modo il legame tra Giulio e la nostra città è un legame quanto mai vivace. E dicevo, per la prima napoletana non a caso Giulio ha scelto Io ci sto, e questo mi pare anche un altro punto di intersezione particolarmente virtuoso e che ci consente di fare un ragionamento brevissimo su Io ci sto, sul ruolo del laboratorio, diciamo, proprio che Io ci sto rappresenta per i tanti scrittori, per i tanti lettori, per quelli che in qualche modo sono interessati al mondo del libro. E quindi noi come Io ci sto siamo particolarmente contenti di ospitare un personaggio che ha così, e per noi così importante nel nostro, diciamo, territorio dell'editoria, perché per me rappresenta una cucina. Non vorrei parlare per esempio delle 100 parole, ma le 100 parole sono un laboratorio di scrittura che continuamente si rinnova attraverso delle proposte antologiche. Diciamo che scrivere in 100 parole insegna a scrivere, insegna a fare un esercizio particolarmente, in particolare elaborazione e di riflessione sulla parola letteraria. Si impara tanto a tagliarsi, poco quando invece si dilunga. Quindi l'attenzione per un attimo se la prende Io ci sto, a nome di Io ci sto io vi saluto, di questa associazione che per i pochi, perché stasera vedo tutte facce amiche, quindi per i pochi non soci, per i pochi che non ci conoscono, è un'associazione di volontari, quindi una libreria tutta quanta portata avanti da attività di volontariato attivo sul territorio, di dialogo con il territorio, anche con altre associazioni, perché si apre anche a opere di solidarietà, ad interesse per tutto ciò che riguarda la cultura, per tutto ciò che riguarda una identità, diciamo, pomerese, che tende a qualificarsi come un soggetto attivo nella produzione e nel dibattito culturale della città. Quindi chi non è associato potrebbe farlo anche stasera, perché la tessera è veramente consta di un contributo simbolico che poi ci fa accedere a tutta una serie di sconti anche sui libri, ma soprattutto alla possibilità di essere soggetto attivo su questo territorio. Chi non se la sente di associarsi, la nostra proposta è quella di comprare i libri non dalle piattaforme ma direttamente in libreria, e al vomero di scegliere
rispetto alle grandi catene che comunque hanno modo di vivere, di scegliere le librerie indipendenti. Questa tra i indipendenti è una libreria particolare perché è una libreria dei cittadini, infatti ci piace dire che è la libreria di tutti e veramente lo è. Detto questo, mi ricollego nuovamente a Giulio per dire che per un libro importante Giulio ha poi scelto un autore molto importante che è Lorenzo Marone. Quindi io sono particolarmente contenta stasera di stare a questo tavolo con Giulio e con Lorenzo e mi piace ricordare che Lorenzo insomma viene fuori dall'eroica impresa di Ricomincio dei Libri ed è stata una bellissima edizione, infatti vedi l'applauso è spontaneo e io devo dire il gruppo, la squadra è meravigliosa. Ed è bella perché è fatta anche da tanti giovani, ecco, se c'è proprio una qualità di questo Ricomincio dei Giovani è vedere i giovani, perché noi abbiamo pochi giovani, sempre, ce ne lamentiamo, anche alle presentazioni, anche su un editore, ma io, se giovane, quando fui giovane, che avrei dato per correre alla presentazione di un autore, di un editore? Adesso no, adesso c'è un po' una tendenza che va immediatamente, invece io ho visto tanti giovani in gamba, qualificati, tanti giovani capeggiati però tanti giovani. Bisogna dire che forse direzione artistica si comprende solo quando si fanno i paragoni con manifestazioni in cui si vede che la direzione artistica non c'è, cioè contenitori di proposte non collegate. Veramente gli eventi di Ricomincio dai Libri sono stati eventi uno più bello dell'altro. Nonostante Napoli, cioè nonostante le istituzioni e nonostante noi lo dobbiamo dire, non ce lo dobbiamo dimenticare proprio in questi giorni, perché veramente appunto cala il buio su una fiera che si illumina da sola. Grazie alle voci degli scrittori, alle voci di quelli che fanno resistenza nonostante questa città, che non è la città, no? Capiamo bene, ma è l'assenza veramente di sostegno reale alla cultura. Quindi grazie a Lorenzo, ma l'applauso l'hai avuto ed era sentito perché siamo stati benissimo. E quindi Lorenzo, qui chiamato perché? Perché questo romanzo di Giulio, America non torna più, è, l'abbiamo detto all'inizio, è un punto di forza, è un romanzo, è il suo più bello. Questa cosa piace sempre agli autori perché l'ultimo nato è sempre il più bello. Poi dopo, però veramente è un romanzo diverso. Diciamo subito che c'è proprio una differenza anche nel genere, perché io faccio un po' un attraversamento dei precedenti romanzi prima di lasciare la parola allora a questo romanzo. E noi siamo partiti innanzitutto da una grande voglia di scrivere che non è di tutti gli editori assolutamente, quindi io scenderei praticamente, ma di questa attitudine e passione per la scrittura Giulio racconta in questo romanzo autobiografico. Ma nei precedenti romanzi, a partire dall'Esatto Contrario, si è notato uno scrittore che si è messo veramente in gioco anche con i generi, diciamo, no, questo io mi sono portato il prefetto, con i generi più in voga, perché per esempio L'Esatto Contrario era, diciamo, una sorta anche di noir che partiva da un episodio di cronaca realmente avvenuto. Nei Consigli pratici per uccidere mia suocera, comunque Giulio raccontava anche in qualche modo, in modo molto sorridente, anche il mondo dell'editoria, il mondo della scrittura. E nell'Amore finché resta, delle vicissitudini sentimentali abbinate però anche sempre al grande sogno della libreria, del libro, in qualche modo l'autore, lo scrittore si infilava dentro a queste storie, perché si recuperano, per chi lo conosce, si recuperano pezzi di vita e pezzi dell'esperienza, ma d'altronde il gioco che ciascuno scrittore fa in maniera più camuffata o meno, bisogna capire
quanto, quale distanza decide di prendere dalla materia narrata, quale tipo di camuffamento decide di adottare, ma non perché voglia ingannare il lettore, ma per il tipo di romanzo che prova a raccontare. Qui Giulio si denuda completamente, è un romanzo molto coraggioso tra le altre cose, io non lo so. È un romanzo molto coraggioso, è un romanzo, allora, siccome molti già non hanno letto, ne arrivano già dei riscontri. Uno degli aggettivi più utilizzati è un romanzo tosto. È un romanzo, io penso che tu lo abbia voluto realmente così. Cioè, un romanzo senza sconti, su quelli che sono temi molto attraversati in letteratura, che non è male, assolutamente. Perché sono temi universali, però sui quali secondo me la sfida, quando uno scrittore si mette nel solco di quello che un cliché, ma uso la parola in senso positivo, no? In senso neutro, cioè di un tema molto attraversato, perché è un tema sul quale probabilmente ci si sofferma nella propria esperienza di vita, si fa un po', spesso si fanno i conti con questo. La sfida è quella di provare a dire qualcosa di nuovo, la sfida è quella di provare a creare una lingua nuova o a sfaccettare il problema sotto un'angolazione che magari non era emersa nelle precedenti opere. E io penso che lui ci sia riuscito perché riesce a dire proprio quella verità scomoda con la quale ci si scontra e della quale spesso si ha vergogna, perché per esempio trovarsi di fronte alla malattia di un proprio genitore è una cosa molto distinta, non è soltanto il momento della poetica riconciliazione, di quell'accudimento sofferente ma tutto sommato compassionevole, ma può suscitare anche sentimenti avversi, sentimenti di rabbia, sentimenti di fuga, e però è molto difficile trovare uno scrittore che sia in grado poi di raccontarlo. E infatti l'epigrafe che Giulio sceglie è tratto da uno dei libri che più amato di Rocco, che è Il Patrimonio, che è un libro scomodissimo, scomodissimo, che proprio ti attraversa, che mentre lo leggi lo considera, vuoi buttare, però che ti riporta di nuovo nelle pagine quando pensi di averle abbandonate, perché sono quei libri che alla fine ti interrogano, ti mettono di fronte anche alla tua fragilità, a quelle parti in ombra della tua vita che forse hai attraversato ma di cui vuoi dimenticare. Invece la scrittura, ci ricorda l'epigrafe, ma anche più in più parti del libro, deve essere un risarcimento almeno della memoria, dei presenti e di quelli che non ci sono più. Su queste tematiche io penso che nessuno meglio di Lorenzo può commentare questo libro, perché Lorenzo, anche Lorenzo con La donna degli alberi secondo me aveva fatto una svolta. Lorenzo è un autore popolarissimo, voglio dire conosciutissimo, libri tutti belli, tutti successi, ma anche Lorenzo secondo me poi sbaglio con La donna degli alberi, è come se tu ti fossi voluto rimettere in gioco anche in una maniera un po' inedita. L'accento? Sì, no, almeno si sente? Sì. Okay. Buonasera a tutti, grazie, sempre cara. Ma sì. Non voglio parlare di me, ti rispondo brevemente, no, ho cercato di ma tutti noi secondo me, insomma, scrittori e non, cambiamo frequentemente, per fortuna, per necessità, insomma, cambiamo di continuo e lo scrittore deve per forza di cose raccontare quello che è quel cambiamento, il suo sentire, che non può essere quello di 5 anni fa. Io mi sento molto lontano. Anche se forse è il libro al quale sono più legato, però da Cesare, no? Dalla tentazione di essere felice, proprio perché rappresenta un periodo della mia vita nel quale che è trascorso, che si è chiuso. Detto questo, quel Lorenzo lì però della tentazione di essere felice lo sento molto vicino a Giulio, sì. Perché io ritrovo in Giulio quella voglia, quella fiamma
lo ritrovo nei suoi scritti, attraverso i suoi scritti, quella che muoveva anche me, che muoveva anche Cesare, diciamo così, che poi io ho dato a Cesare, quello scalciare in cerca per cercare di uscire da una gabbia, cercare di uscire da un mondo che non ci appartiene, per cercare di trovare se stessi, la propria strada, di seguire, insomma, trovare il coraggio per seguire, per prendere nuove strade. E io questo in Giulio lo noto, mi sono sentito molto vicino a questo suo racconto, che poi è un racconto che di Giulio Ventennio, no? E questo è un libro coraggioso, molto coraggioso. Ci sono dei libri che sono attraverso i quali gli scrittori raccontano una storia, nei quali l'autore si nasconde più o meno velatamente e può raccontare in questa storia se stesso attraverso qualche aneddoto, attraverso il suo sguardo sulle cose. E poi ci sono libri che invece sono una ferita continua, che sono libri nei quali scrivere una pagina costa una fatica tremenda. E questi sono libri che chiamano proprio il pianto. Cioè, io adesso non voglio farmi parte di Giulio, però a me è capitato, e so che capita, so che, insomma, quando un libro ha tanta, è così tanto, va a scavare così tanto nell'animo di un autore, quando l'autore trova il coraggio di raccontarsi così apertamente, di andare a rivivere, come hai detto tu, un dolore così profondo, inevitabilmente quelle pagine ti segnano, ogni pagina ti segna, arriva il pianto. Ed è una cosa difficile. E quindi è un libro molto coraggioso. È un libro anche però che, poi mi fermo perché poi ritorniamo dopo, sennò Giulio non parla più. Però voglio dire, arriva la domanda, diciamo così, arriva la domanda. Affronta, secondo me, il dolore della perdita di un genitore, il lutto, la morte di una persona cara, anche attraverso una originalità, possiamo definirla così. Cioè, lui fa quello che in letteratura pochi fanno, invece nella vita di tutti i giorni ognuno di noi fa, cioè il rivivere il ricordo, la memoria, il dolore, il lutto della perdita di una persona cara attraverso singoli aneddoti, soprattutto divertenti, possiamo dire, spassosi, perché è così che noi facciamo nella vita quotidiana, è vero. Cioè, noi nella vita di tutti i giorni generalmente ricordiamo la persona che abbiamo amato soprattutto attraverso un racconto divertente, attraverso un racconto felice, un racconto che ci ruba un sorriso. E questa è una cosa che in realtà poi invece in letteratura avviene poco. Invece lui ha scelto questa strada che secondo me è non solo originale, ma è proprio permette di arrivare al cuore, a quello che è poi, cioè, permette di parlare al lettore. Il lettore ci si identifica in questo dolore, in questo ricordo, in questa memoria. Io taglio e ti vado a prendere la domanda. Questo libro, ovviamente riguarda una storia di 20 e passa anni fa, adesso io non so la verità, quando è niente? 44, sei tutto quello. Ti facevo più anziano. Invece non t'ho fregato. No, vabbè, scherzo. Quindi riguarda appunto la storia di più di 20 anni fa, però è una di quelle storie, ecco, voglio dire, come ci sei arrivato? Cioè, questa storia, quando l'hai iniziata a scrivere, vabbè, quando è nata dentro di te, quando hai cominciato, l'avrei scritta l'anno scorso, non so, 2 anni fa, però in realtà ce l'avevi dentro da quando? Questa storia che avevi dentro da 20 anni è sgorgata, è uscita, è arrivata in superficie. Allora, intanto, sì. Intanto grazie sia a Lorenzo che a Enza, perché sono due carissimi amici, fortunatamente per me, oltre che due ottimi scrittori e intellettuali con cui ho il piacere di presentare. E grazie anche io ci sto. Tra l'altro è bello questa idea, dopo tutto il tempo passato negli ultimi anni e mezzo, con orrende dirette online che io non amo particolarmente, addirittura arrivare a fare una cosa che è dentro la città, cioè non è neanche dentro la libreria, ma siamo qua, non sono persone che scendono e si chiedono che cosa stiamo facendo, no? E è bello perché no, sei veramente dentro il tessuto della città, è una cosa davvero molto molto bella, quindi sono felice di fare qui l'evento, oltre a tutto quello che ha detto Enza all'inizio, che condivido, che le librerie indipendenti vanno difese perché sono un baluardo della cultura nel territorio. E, però non volevo
fuggire dalla domanda di Lorenzo. Questo libro risponde alla mia più grande ossessione, che era il rapporto con mio padre, e che infatti velatamente si era inserito il discorso del padre anche negli altri libri. Quindi questo è un libro che nasce prima dell'esatto contrario come idea, cioè quando ho ripreso l'idea di scrivere, perché la passione chiaramente per la lettura prima di tutto e poi per la scrittura erano antecedenti all'attività editoriale, quindi era una cosa che frequentavo già da ragazzo. Poi quando ho aperto la casa editrice ho messo un po' tutto da parte e sono tornato a voler scrivere dopo un po' di anni, e con questa necessità, ma non sono stato in grado di farlo semplicemente, nel senso che era il libro a cui pensavo, e ce ne sono voluti 3 e mezzo per trovare da una parte la forza di scriverlo, dall'altra anche il modo di scriverlo, perché prima di questa stesura che è stata fatta 2 anni fa, io avevo tentato altre 2 volte di scrivere questo libro e mi ero fermato al primo capitolo, con quella sensazione che immagino anche tu, anche Enza, avrà provato qualche volta, no? Di quando provi a fare una cosa e ti rendi conto che non riesci proprio ad andare avanti, quindi la metti via perché quella strada non è una strada che puoi percorrere in quel momento. E quindi è stato un percorso lungo. Dall'altra parte, che ha avuto a che fare anche con quello che tu dicevi prima, perché nella prima idea che io ho avuto di questo libro, di cui erano al corrente pochissime persone, tra cui infatti ne abbiamo parlato alla primissima presentazione Paolo Di Paolo, perché è un amico fraterno, quindi ci conosciamo da una vita e quindi abbiamo parlato spesso di questo libro, anche quando non era stato ancora iniziato, non era ancora iniziata la mia prima scrittura di questo libro. E doveva essere un romanzo che raccontava soprattutto il percorso di mio padre, cioè il libro nasce, infatti il titolo è rimasto America non torna più, da quel libro lì, che poi è diventato una parte di questo. Perché? Perché ho pensato e capito che se avessi scritto solo quel libro non sarei andato a fondo di quello che volevo. Cioè io ho bisogno, per provare in qualche modo ad affrontare il rapporto con mio padre, di andare in quel momento di 20 anni fa in cui lui se n'è andato. Però ho conservato anche quell'altra parte lì, perché come dicevi tu, è vero, quello che ci torna in mente, quello che ci, dopo un po' di tempo dalla perdita, ci emoziona e ci fa pensare a chi abbiamo perso, è proprio il ricordo particolare, la cosa piacevole, la cosa... È anche uno studio, no? È anche uno studio, certo. Nel caso tra l'altro di mio padre era anche una parte integrante di lui, perché tutti questi racconti erano una parte integrante della sua persona, del suo ricordo, e in qualche modo mi sembrava impossibile scrivere un libro su di lui senza parlare anche di questo, basandomi esclusivamente su quello che ricordavo dei suoi racconti, perché infatti quando sono venuti alcuni suoi amici che sono nel libro alla prima presentazione, io gli ho chiesto scusa in qualche modo, perché ho detto non solo mi sono appropriato di una parte della vostra vita collateralmente, ma l'ho anche riscritta perché non mi sono andato a documentare su quello che era realmente successo. A me quello che interessava era il ricordo di quello che mi aveva raccontato mio padre, e quindi è un percorso, è un affresco di quello che lui era, e quindi è stata messa un po' il percorso. Nessuno potrà mai dire che non siamo qui. Mai. Allora, io ho la domanda, te la faccio leggendo un piccolo brano, così facciamo anche entrare tutti nelle pagine di questo libro e forse centriamo la porta principale. Non sono io che sto morendo. Me lo ripeto tutte le volte in cui siamo in ospedale per un controllo, tutte le volte che un medico viene a casa, tutte le volte che un amico mi dice quanto mi dispiace. Ho bisogno di affermare che sono vivo, ho bisogno di un altro corpo che si muove sul mio, che risveglia ogni desiderio, ogni foglia, ogni animalesco senso di vita. Sentire un sapore diverso, un'ansia, una paura e una spinta a travolgere ogni istante che ci resta, disinnescare la paura con il sesso. Non considerare il contesto e le motivazioni che mi hanno reso così debole da dover trovare una via d'uscita come quella. Assenza di preoccupazioni, assenza di pensieri, disperdermi. Questa per me è una delle pagine più belle, ma ce ne sono anche altre, in cui innanzitutto la tua scrittura è sempre stata, ha sempre avuto una scienza stilistica di essere una scrittura prevalentemente paratattica, di frasi brevi, poca costruzione, diciamo, poca retorica e poca enfasi. Mantiene questo tratto anche in questo libro, però mi sembra che ogni parola assuma più profondità, e anche ogni pausa utilizzata, appunto, fatta attraverso la punteggiatura, abbia un senso più profondo.
Per cui penso che il grande lavoro che tu hai fatto, diciamo, maturando dentro questo libro in tanti anni, c'è sempre quello, diciamo, secondo me gli scrittori hanno un'ossessione da cui nasce il desiderio di scrivere, una base, non facciamo proprio casi da dolore, una ossessione, già è un... da questa ossessione nasce il desiderio di scrivere e si ritorna in maniera vorticosa, spesso labirintica, verso quel nodo da sciogliere. E forse anche bene che non si sciolga mai del tutto se lo scrittore vuole continuare ad avere l'attenzione verso la scrittura, perché qualora questo nodo si sciogliesse, io penso che noi perderemmo l'ispirazione. Cioè, io penso di volermi tenere le mie nevrosi molto care, anche in questo il nostro Lorenzo, ma non un po'. Poi, nevrosi e fobie, e parlarci di nevrosi, facciamo un appuntamento. E di fobie facciamo un altro appuntamento. Allora, questa ossessione, però questa ossessione ha creato anche una maturità, secondo me, diversa proprio della tua pagina e della tua scrittura, che va molto più in profondità. Poi ecco gli universali, ecco come si trasforma l'esperienza personale, autobiografica. Io lo dicevo anche oggi in classe, non è che tutti possono scrivere una sua autobiografia, a parte questo racconto autobiografico, è troppo giovane per scrivere un'autobiografia, ma un racconto autobiografico. Bisogna dare un senso, cioè ci deve essere un senso di condivisione, un'esperienza forte e riconoscibile nella quale il lettore si riconosce. Qui sì, no, è un racconto autobiografico, ma che tratta un tema universale. Qui io non sono io che devo morire, io penso che ci voglia un coraggio pazzesco a dire questa assoluta verità, che di fronte alla morte del genitore, che è una morte che poi sul piano simbolico, secondo me, questo libro parla della necessità di liberarsi, uccidere il padre, no? Quella necessità di conquistare l'autonomia, la crescita, quindi io ho dato anche una lettura ratificata a questa vicenda che va al di là del piano fenomenico raccontato, ma sul piano di quei sentimenti che possiamo condividere come lettori. Cioè, io penso che questo libro apra con questa frase un'immensa attività, quando io dicevo si porta di fronte ad una verità, perché di fronte all'annuncio di una persona che è ancora giovane, perché peraltro non stiamo parlando di un adulto che si confronta con la morte di un genitore anziano, ma stiamo parlando di un giovane ancora in formazione, poi a 20 anni non è come il diritto alla propria vita e il diritto a fuggire da quel tipo di dolore, perché non perché ci sia l'indifferenza, ma perché quel dolore non è affrontabile se non con una risposta che mi riporta indietro verso la vita, e purtroppo la vita è solo la mia. Però io penso che ci sia voluto un coraggio enorme. Sì, guarda, l'unica... Allora, il libro è venuto fuori, come dicevo prima, con una scrittura che sono riuscito a trovare 2 anni fa in quel momento, e quindi quando ho iniziato a scrivere non mi sono più fermato, e poi ci sono tornato dopo, chiaramente lavorandoci con gli editor, però è stato per me necessario, quando avevo trovato la strada, a proseguire fino in fondo, perché tenevo di perderla, dopo di arrivare, di non riuscire a finirla, avevo anche l'ossessione di scriverlo tutto. E, però l'unica regola che mi ero dato e che ho tentato di mantenere anche quando abbiamo lavorato sia con Carlo Carabba, che ringrazio sempre in ogni evento, ma anche con un altro grandissimo editor, secondo me, che è Massimiliano Catoni, con cui ho lavorato per tutta la parte testuale, che è stato importante, e di non fare sconti a nessuno dei personaggi che c'è nel libro, prima di tutto a me stesso, quindi... Una sincerità disarmante, quasi dispiazza, perché poi una frase del genere dispiazza. E quella è stata l'unica strada che volevo mantenere, perché ritenevo che era l'unico modo sensato per fare questo libro. Prima tu, giustamente, Lorenzo, dicevi che ogni tanto uno scrittore romanzo si nasconde in una parte o in un'altra, però qui non era una strada percorribile, cioè o riuscivo a farlo in questo modo oppure sarebbe stato un libro inutile. E quindi ho voluto farlo in questa maniera, tant'è vero che non nascondo che per esempio è stato per me molto complicato quando mia madre ha deciso di leggere questo libro, cioè nel senso che comunque temevo molto che sarebbe stato accolto con,
non lo so, anche con sofferenza magari da mia madre, poi in realtà non è stato così, almeno quello che mi è tornato, che lei mi ha detto, non è stato questo, però ecco, alcune persone poche che potevano leggere questo libro, tra cui mia madre, mi mettevano un po' in difficoltà, quindi è stata più una paura di quelle due o tre persone che di quello che normalmente si ha quando esce un libro, il giornalista, il critico, i lettori, no? Tutte quelle cose che stanno fuori, che comunque chiaramente sono importantissime, però in questo momento qui era quella la cosa che mi premeva di più, proprio perché avevo tentato di non fare sconti a nessuno, e dentro questo libro chiaramente c'è mia madre, ci sono varie persone che conosco, ci sono tutti quelli che hanno ruotato intorno a mio padre in quel momento. E quindi è stato bello, nel senso di quello che può dare la scrittura quando scrivi un libro come questo, doloroso al tempo stesso, però penso che quella sia una cosa che non si possa negare a questo libro, cioè di essere molto, di non aver fatto sconti, poi dopodiché il resto è tutto da un'altra cosa subito, Lorenzo, vengono così pure a me, dalle cose che lui dice, cioè aver scritto una frase così, cioè la scrittura ti ha dato una consapevolezza, ti ha restituito una consapevolezza o eri già consapevole prima? Cioè dire, no, ma io in quel momento di grande sofferenza e anche di accudimento, perché poi alla fine il tuo padre è accudito, tutti i vari, tutti i giorni, cioè chiaramente avete una vostra modalità di dialogo, perché diciamo si parte da un rapporto conflittuale, un conflitto che ci sta tutto dentro due generazioni, ma forse anche però accentuato da due personalità che viaggiano su due binari un po' diversi, la concretezza del padre che vuole avere il figlio, il lavoro, insomma, sicuro, ben remunerato, fai il medico, fai l'avvocato, che devi fare queste sciocchezze, e il ragazzo di 20 anni che secondo me non difende fino in fondo le sue ragioni, però se, anche su questo tu sei apparso debole. Ma parliamo poi di quella generazione di padri. Sì, e quindi dall'alto un genitore molto dirigista, dall'altro un giovane che ha un mondo interiore fatto, cioè bellissima la parte in cui ti racconti alla radio quando hai iniziato a ospitare tutti i poeti, magari, bellissima quella parte, una trasmissione in una fascia oraria in cui non era ascoltata da nessuno, ma che invece pian piano riesce anche ad arrivare ad un certo pubblico, a costruire un laboratorio di quello che a lui piaceva, la poesia, la scrittura, il giornalismo, che chiaramente erano considerate le attività con le quali non si vive, e però ecco, forse anche qui non ti sei fatto sconti, non ti sei mai impuntato, diciamo, me vado di casa, perché forse avresti avuto anche una reazione diversa, non l'hai messo alla prova questo genitore che però si imponeva con le sue ragioni. Quello che io dico, in questo libro chiaramente l'io narrante è molto distante da quel ragazzo di 20 anni, e quindi c'è comunque un filtro della memoria. La scrittura ti è servita nella tua esperienza adesso di uomo rispetto a questa esperienza che era così radicata dentro di te, a questa tua ossessione? Allora, diciamo che è stata, sì, sicuramente sì. Quello che dici tu rispetto al non aver mantenuto il punto è talmente vero che, cosa che mi sembra nel libro non ci sia, io per un anno dopo la morte di mio padre ho lavorato non in un'azienda, in un posto che mi aveva procurato un amico di mio padre, e sono stato un anno lì, una cosa che non volevo fare, ho lavorato al marketing, una cosa che detestavo. È stato forse l'unico anno della mia vita in cui ho vissuto in attesa del weekend, quando invece nel mio lavoro il lavoro tende a invadere anche le vacanze, insomma, perché comunque c'è sempre voglia di un'idea, di una cosa, cioè se ti chiama uno scrittore e ti dice c'ho un'idea, che ti chiama pure di domenica, gli rispondi, ne parli, stai 2 ore al telefono e ragioni su un progetto o su una qualsiasi altra cosa, quindi proprio l'opposto. E quindi questo è assolutamente vero. Dall'altra parte sicuramente scrivere mi ha consentito di guardare diversamente quel momento, anche perché, come dicevi tu, io ho dovuto fare i conti non solo col ricordo di mio padre e col rapporto con mio padre, ma anche con quello che era il ragazzo di 20 anni fa, perché era un'altra persona che aveva delle caratteristiche diverse, quindi
sono dovuto tornare a rifare i conti pure con me stesso, con quello che ero allora. Cosa che mi ha fatto riflettere un po' pure su tutte le altre cose della mia vita, perché poi un libro come questo ti spinge poi a fare mille altri ragionamenti che non c'entrano direttamente con quel momento, con quella storia, con quello che stai raccontando. Però sì, sicuramente lo è stato, ed è stato da quel punto di vista anche importante. Questo è una di quelle cose che sono state importanti per me e che magari non saranno importanti per il libro in sé o per i lettori o per chi lo leggerà, però per me quel tipo di discorso è stato fondamentale. Bene, questa è una terapia. Se quando arrivi con Cesare si apre un ventaglio e arriva di tutto, non oso immaginare. Ma io credo che lui la sua è stata una rivolta silenziosa, un urlo strozzato, no? Ma come molti secondo me di noi ventenni, dicevo prima, con questi genitori, anzi suo padre per quel poco che insomma l'ho conosciuto attraverso questo libro, ovviamente aveva una sua forma di comunicazione, aveva un suo modo di comunicare con te, cioè quella parte bellissima sulle partite, sulla Roma, quello è triste giornale. Triste giornale, è vero. Quello è una forma di comunicazione che spesso, parlo per me adesso, però credo di parlare a nome di tanti, che spesso mio padre, come mio zio, come molti di quell'epoca usavano per avvicinare, come se attraverso la partita, attraverso il commento sul giocatore, su qualunque aneddoto del calcio, era un modo per avvicinarsi, era un abbraccio. Anche l'abbraccio scaturito dal gol era l'abbraccio che non ero capace di darti, era quello che si poteva dare, era quello che si poteva dare. E quindi insomma cercare di uscire da quello che è stato, crescere, essere cresciuto, insomma, da essere figli di queste. Abbiamo presentato questo libro di Davide Dussi, che è Famelici, no? Che parla proprio di questo, di quanta questa generazione, i nostri genitori erano famelici, erano pieni di, anche se vogliamo, di sicurezze e altrettante incapacità poi effettive, insomma, tutto quello che poi noi non siamo oggi come padri. Però ecco, io mi identifico, riconosco quella, come dicevo prima, quella necessità di sfuggire, quella voglia di trovare una strada, ma anche quella rivolta silenziosa. Secondo me quella rivolta è diventata, anzi quell'urlo strozzato oggi è diventato questo, un riflettere con 20 anni dopo. Secondo me questo è un urlo, posso dire, è un urlo silenzioso però con una maturità diversa, ed è quasi una carezza a quel padre, perché poi ovviamente con il tempo, con i ricordi, con la maturità si diventa indulgente, si riesce a capire, a comprendere determinate cose dei nostri genitori, ma anche una carezza a quel ragazzo. Però questo, voglio tornare a citare tua madre, una curiosità mi era venuta. Tu dicevi, a un certo punto dici nel libro, che fai capire insomma che il rapporto con tua madre in quel momento, in quella fase della malattia di tuo padre, a un certo punto si inclinò, insomma hai capito dopo che c'era una credine, che c'era una sua rabbia, se non sbaglio. Sì, no, cioè, quello fu un momento complicato, perché poi comunque tutta questa storia in quelle settimane, in quei mesi avviene nascondendo la verità a mio padre, da una parte perché viene nascosta, dall'altra parte perché lui non la vuole conoscere, e quindi si crea tutta una situazione in cui le persone giocavano una partita di invenzione, cioè fino all'ultimo, quando arrivano i vari fratelli di mio padre, lui continua a fare programmi, progetti sul futuro, e questo secondo me a un certo momento ha fatto detonare prima da un lato veramente una sorta di rabbia sul momento, che è stato anche un sentimento mio nei confronti di mio padre. Mia madre anche ha vissuto una fase complicata sia verso di me sia verso il rapporto che aveva con mio padre per tutto questo, e poi l'altra cosa che mi è scaturita da questo è stato l'improvviso silenzio successivo alla morte di mio padre, no? Nel senso che poi perché comunque si erano dette talmente tante di quelle cose nelle settimane precedenti che avevano poco senso, che a quel punto poi è diventato quasi per tutti inutile dire altro, e quindi è stato affrontato poi quel momento lì con grande silenzio, no? Che poi per quanto mi riguarda è raccolto proprio nel cane, no? Che non abbaglia più, a un certo punto finisce proprio tutto quanto in un silenzio, e quella è stata un'altra delle cose che mi hanno
che mi hanno fatto riflettere sia da quel lato, sia dal lato di tutto quello che fingere in questo modo ha privato me e mio padre del poter parlare della tua malattia, di poter parlare di quello che era successo e di quello che stava avvenendo. E questa è stata tutta una cosa che noi abbiamo affrontato sempre collateralmente, senza poterlo fare in maniera diretta. E quindi la parte di non detti è rimasta enorme. Nel frattempo... Vado. Io sono innamorata dell'idea di... È bellissimo raccontare i libri, ma anche è bellissimo ascoltarne le pagine. Questo, sì, pagina 214, siamo verso la fine, ma tanto non è un giallo. E questa è un'altra pagina che io trovo con una costruzione già dello stile che mi è piaciuta tantissimo, ma soprattutto un messaggio anche di grande poesia. È un po' il tuo, è quello che tu lasci, no? A tuo padre e anche al lettore in qualche modo. Spero di riuscire a leggere. Allora, forse dovrei indugiare su tutto quello che sono stato, le soddisfazioni che mi sono tolto, le delusioni che mi hanno segnato, ricordarmi che sarebbe stato un nonno straordinario, che alla fine ho deciso di dare il suo nome a mio figlio, nonostante gli avessi giurato il contrario, che ho incontrato la donna della mia vita e ho provato in tutti i modi a perderla, che dopo averla lasciata sono stato però in grado di tornare sui miei passi, anche se lui non era lì a scolarsi una bottiglia di whisky, che dagli errori non ho imparato quasi niente e a volte li ho commessi di nuovo e di nuovo e di nuovo a oltranza, che non scrivo più poesie, ma mi sono dato ai romanzi, alle storie che leggevo per ore in barca invece di aiutarlo facendolo tanto incazzare, che alla fine quelle passioni sono servite a qualcosa, che qualche anno fa, per caso, ho rivisto una foto della sua ultima barca, di mezza distrutta, e mi è venuto da piangere. Ma non ho avuto il coraggio di informarmi, magari di ricomprarla e sistemarla. Non sono ancora quel tipo di figlio e non lo sarò mai. Ho avuto sempre la sensazione di non poter essere un padre come lui, neanche lontanamente. È un momento di lucidura tra te e lui, la scrittura, il libro e anche il lettore. Mi ha ricordato un po', chiaramente è un paragone alla lontanissima, un po' il suo della storia questa, no? Ho imparato, che cosa ho imparato. Ma anche tutto quello, questa pagina scritta viene a colmare una storia fatta poi prevalentemente di silenzi e di non detti. Perché in quella stanza dove tu andavi e da cui poi uscivi c'era sempre qualcosa che rimaneva in sospeso, qualcosa che non si aveva la voglia o la forza di dire, non aveva la forza di dire lui, sì, non avevi tu, dici spesso che eri tu, ma anche lui spesso non aveva la voglia di dire quelle cose. Secondo me tutto quel non detto è quello che sei ora ed è quello che è scritto in questa pagina. Sì, sì, in parte sì, poi è una di quelle parti che ogni volta poi che in un momento diverso la rileggi, no? Prima Lorenzo, sì, o cambieresti o modificheresti, Lorenzo prima diceva giustamente che poi da lontano, no? Da quello che scrivo, a volte da un libro che hai scritto da poco certe cose le potresti rivedere, modificare, ridisegnare sulla base di quello che succede, però il senso è questo, poi d'altro canto in fondo quando scrivi anche un libro che ti riguarda così da vicino poi devi accettare che quel libro non sia aggiornabile con quello che succede e quindi diventa poi una storia e diventa una cosa degli altri. Ieri ne parlavamo sabato con un autore che io amo molto, che ha scritto libri anche, ha scritto anche un libro che pare che Andrea Pomella e effettivamente è così, cioè nel senso che poi a un certo momento è qualcosa che diventa altro da te e quindi poi resta lì e non è più semplicemente la tua storia, ma diventa una storia di tutti. E lui giustamente diceva che in fondo poi alla fine chi si mette veramente a nudo è il lettore nel momento in cui legge il suo libro, perché si ritrova nelle cose in cui che tu hai scritto oppure no. Però ecco, è stato sicuramente in quella pagina ci sono una serie di cose che gli avrei voluto dire, ma poteva essere molto più lunga, molto diversa, e penso anzi, ecco, proprio per dire che
forse ogni anno, ogni sei mesi, ogni giorno potrebbe oppure potessi riscriverne in una chiave differente, insomma, con alcuni capisaldi che restano, però è stato sì, la logica era assolutamente quella. No, posso aggiungere su una cosa che in realtà poi è, però forse una cosa è un libro pieno di vita, cioè è un libro, a parte che traspare perché lui è una persona piena di vita, lui è una persona traspare questo dalle sue storie, dai suoi libri, piena di vita, di voglia di fare, di curiosità, questo prima quanto oggi, anzi quello che, quella curiosità che aveva a 20 anni, quella voglia di ricerca che aveva a 20 anni l'ha portato poi a essere quello che è oggi, e il libro è così, è pieno di vita ed è in alcuni come il padre, come suo padre che conosciamo attraverso appunto questi mini racconti, possiamo definire così, piccoli capitoli che con i suoi amici, quando ci racconti la sua gioventù. Ecco, quindi non è un libro solamente che conduce ecco, alla fine, è inevitabile, non svegliamo nulla. Dentro questo percorso c'è tanta vita, c'è tanta costruzione, c'è tanta, se mi posso permettere, anche l'ironia, quella che ti strappa quel sorriso. Infatti è utile molto, era l'ultima cosa che pure io volevo dire, cioè la leggerezza. Il pregio della leggerezza come caratteristica della scrittura, veramente ho scelto due pezzi che sono un po' il pugno nello stomaco, ma perché stavamo facendo un certo tipo di ragionamento, e perché rappresentano un po' la svolta di questa scrittura, ma resta quella cifra, secondo me. Cioè, così come c'è stata una maturazione in questo libro, sicuramente sono d'accordo con Lorenzo quando dice che è il più bello, così devo dire che poi c'è anche una fedeltà però ad una propria qualità tonale che è appunto quella della leggerezza, che non è, attenzione, leggerezza, lo dico perché abbiamo parlato con una scrittrice giorni fa, e non è, una mia, non so se vuole che la nomi, quindi, però parlavamo della leggerezza come se la leggerezza fosse un vizio di scrittura, e io ho detto basta leggersi le lezioni americane per capire che la leggerezza invece diventa una grande qualità, perché non vuol dire superficialità dei contenuti, vuol dire che quei contenuti che invece hanno un peso ponderale notevole acquistano, hanno le ali, volano, arrivano verso il lettore, è una carezza del lettore, e Giulio mantiene questa qualità tonale della sua scrittura, tant'è vero che proprio quel riferimento che facevi tu, come è vero, noi non avevo parlato con Lorenzo, anche perché non avevo visto in questi giorni, ma questo poi riferirsi a questo clima anche un po' cameratesco della giovinezza del padre, da cui viene il titolo, perché America è uno di questi amici, di questa brigata, insomma, e di questi episodi che venivano raccontati. E da altro lato sembra anche un racconto di Amici miei. Sì, sì, molto. Sì, questa macchina dove questi andavano, queste storie. E poi la gioventù della stessa voce narrante, quindi tutte le, anche le capriole, no, di questa voce narrante, ci riportano a questo profondo alleggerimento di una storia che diventa poi credibilissima nelle sue sfaccettature, nella sua complessità. Ma tanto è vero, ti lascio subito la parola, tanto è vero che alla fine resti, talmente che questa cifra si mantiene, questo incastro è perfetto, che ovviamente alla fine c'è la fine, quasi rimane spiazzato, cioè quasi ti arriva poi addosso tutto questo dolore, infatti poi io ho scritto e ho detto mi ha fatto piangere, mi ha fatto commuovere, no? Perché invece per tutto il percorso riesce a mantenere questa cosa che ti fa entrare dentro la storia, però allo stesso tempo non ti manca l'aria, ecco. alla fine ovviamente poi ti commuovi, perché come abbiamo letto sono dei passi bellissimi. Leggo un pezzetto proprio in questa direzione, diceva Enza, la prima regola. Diciamo che mio padre e i suoi amici, una delle cose che facevano di più era quella di andare al cinema, non per vedere il film ma per disturbare gli altri. La prima regola quando si andava al cinema insieme, soprattutto per vedere un film horror, era non bere troppo, perché trovarsi nella necessità di andare in bagno durante la proiezione poteva essere fatale. Da questo punto di vista, la proiezione della versione restaurata della Mummia di Fisher è uno degli appuntamenti più amati e temuti allo stesso tempo.
Lo vedi che scalpita sulla sedia già dalle prime battute e pensi che non potrà resistere, così dai una comitata a Fabrizio, che a sua volta avverte anche il ragazzone biondo con gli occhi azzurri che vi accompagna per una delle sue prime volte. Ha 3 o 4 anni di meno, per questo si lascia facilmente influenzare dalle vostre scorribande. Si chiama Mario, ma negli anni diventerà Marione, per via della sua mole imponente e degli occhi buoni ma stupidi. La faccia contrita del verme si riprende un attimo, solo quando intonate il consueto coro, coniato alla prima visione del film qualche anno prima, la mummia all'archeologo gli rompe il culo, e passaggio di battimano da stadio per accompagnare l'incitazione. Verso la metà del primo tempo però capisce che non potrà arrivare all'intervallo. La coca bevuta prima di entrare è stata fatale. Temporeggia ancora, poi si alza e con circospezione si avvia verso l'uscita. Voi impassibili. Il vecchio Rialto era uno di quei cinema dagli enormi tendoni in tessuto che separavano la sala d'entrata dalla sala dall'esterno e che erano piuttosto faticosi da spostare e attraversare. Il verme sa che lo seguirebbe, ne è certo. Così l'idea, il colpo di genio. Si apposta in mezzo alle tende in attesa, il cuore batte e l'orecchio teso a distinguere tra i rumori di sottofondo del film e gli eventuali passi verso di lui. Eccoli, ne è sicuro. Distingue perfino l'andatura, sarà Marione, pensa, avranno mandato lui, e sarebbe stato corretto se esattamente un secondo prima che si muovesse un signore 2 file avanti non si fosse alzato dirigendosi verso la toilette. La vostra delusione è totale. Il verme resta in attesa, ascolta i passi. Poi quando vede che la tenda comincia a muoversi, con un balzo salta fuori urlando a braccia alzate. L'uomo vacilla per un secondo. Sentite chiaramente la voce del verme che dice scusi, è che i miei amici volevano farmi uno scherzo, io. La voce dell'altro replica, via qua che te faccio vedere io i tuoi amici. Forse dovresti intervenire per aiutarmi, in fondo aveva ragione. La colpa di quel casino in qualche maniera è anche vostra. Ma che c'è di male a godersi qualche altro attimo di gioia e felicità impreviste? Fabrizio è quasi a terra che si tiene la pancia tra le risate e tu non sei da meno. Solo Mario sembra aver ripreso un minimo di sangue freddo e vincita. Guardate che quello se lo via ammazza. Ma no, no che non l'ammazza, pensi. E poi si sa che il verme è uno scattista nato. Se la sarà cavata. Alla fine ve la siete cavata sempre. O quasi. Allora, noi arriviamo verso la fine di questa chiacchierata. E, perché io so che poi ci sono anche molti che attendono il tuo firmacopia. Volevo però a questo punto sapere se ci sono delle domande o degli interventi dal pubblico, perché mi sembra il momento questo di aprire il dibattito. Certo, magari se vieni qui così facciamo sentire a casa, se no non si sente niente, senza microfono, se no la traduco io, facciamo il traduttore. Vabbè, però allora voglio dire, il libro l'ho letto e ovviamente l'ho trovato bellissimo, no? Perché adesso è qui presente, ma mi ha molto coinvolto, sia come genitore che come mi sono sentita, sia figlia che genitore. Io appartengo un po' a una generazione, diciamo, di mezzo forse tra il padre e il Giulio. Mi viene da pensare come prima cosa che la nostra generazione si era illusa che non avrebbe mai avuto problemi con i figli come la generazione precedente, diciamo questo di rapporti, di conflitti, questi rapporti conflittuali, mai niente di più sbagliato, perché come si vede in ogni generazione si perpetua il conflitto tra padri e figli. E mi viene anche in mente quella bella canzone Father and Son, mentre leggevo il libro mi è venuto in mente che mi ha riportato questa vecchia canzone. E quello che mi è piaciuto che il libro comincia con delle parole che riguardano la fragilità. No, la fragilità tra il padre che deve avere il rapporto tra padre e figlio e la stessa fragilità della situazione di un padre che sta morendo. E poi, subito dopo, nel capitolo successivo invece utilizza le parole per definire il padre, che sono coraggio, sfida, pronto a combattere, una roccia, e nel capitolo successivo le parole invece per definire lui, che sono mancanza di grinta, di decisione, di quella spinta a superare l'ostacolo. In realtà tutto il romanzo mi è sembrato di leggerci un continuo confronto tra quello che
era il padre visto come diciamo insuperabile per delle cose, e l'incapacità di adeguarsi al padre dei figli. Ma in realtà, io che leggo dal di fuori, mi sembra che Vincenzo è il figlio il più forte tra i due, perché il padre ha bisogno di essere rassicurato dal fatto che il figlio un domani riuscirà a trovare quella strada che lui invece non è riuscito evidentemente a trovare, che non gli ha portato soddisfazione. Questa è la mia sensazione di lui. E volevo chiedere questo, la domanda era questa. Quando è finita la lezione, purtroppo quando è morto tuo padre, poi vivere la tua vita senza più condizionamenti ti ha creato all'epoca sensi di colpa, oppure l'hai vissuta come una sorta di una cosa che ti spettava di diritto, e che addirittura hai finalmente trovato la tua strada perché ti sei sentito libero? E forse, non so, non ti posso fare questa domanda, se è una cosa che vuoi rispondere o meno. E poi un'altra domanda invece sulla scrittura. Ti volevo chiedere, a voi, sulla scrittura oggi, su dove sta andando il romanzo, che mi sembra che la narrazione tradizionale, almeno da quello che ho letto negli ultimi mesi della letteratura italiana, non c'è più il romanzo nel senso del romanzo come una storia che ha un incipit, una storia costruita dall'inizio alla fine, ma è diventata una storia frammentaria, quella che si racconta, frammenti della vita di personaggi. Non c'è più spazio per la storia tradizionale, anche il linguaggio naturalmente si è adeguato a questo, si scrive al presente, si scrivono frasi brevi, ci sta una costruzione completamente diversa, perché è diverso anche il contenuto. Io quindi questo, non c'è più spazio per il romanzo inteso come dove l'intreccio scompare tutto questo, no? E allora volevo chiedere se era questo, dove stava andando. Allora sul disco, questa ultima domanda poi chiaramente la estendiamo anche a Lorenzo e a Enza. No, sulla prima cosa dico che comunque in un confronto poi alla fine tra padre e figlio di questo tipo, ma in generale credo che non c'è mai spazio per vincitori e per vinti, nel senso che diventa un terreno dove ci può essere anche scontro, ma poi ognuno si porta dietro, no, delle scorie di questa battaglia. Sicuramente per me è stato molto più facile prendere la strada che volevo prendere, perché mia madre non mi ha mai fatto scudo da questo punto di vista. Se avessi voluto fare l'editore come ho fatto e altre cose che ho fatto dopo, avrei dovuto convincere mio padre che era la strada giusta, sarebbe stato molto più faticoso. Dico però che poi, se l'avessi convinto, oggi mio padre sarebbe scrivere una quarta di copertina, saprebbe come funzionano le rete dei libri, potrebbe stare qua in libreria a tenere la contabilità, cioè sarebbe entrato dentro, profondamente dentro a quella passione. Gli avrei dovuto dimostrare che era la strada giusta. Sul discorso della scrittura, spero che adesso, io credo ci sia, per i bei libri c'è sempre spazio intanto, cioè nel senso che quando un autore scrive un romanzo importante, se parliamo di scoperta di nuovi autori, quando si scopre qualche autore che ha qualcosa da dire, secondo me lo spazio si trova sempre, sia che la scrittura sia più classica, sia che sia più sperimentale, sia che vada più sulla trama che sul linguaggio, che su tutto quello che possiamo elencare. Dico però che mi piacerebbe che la narrativa italiana, soprattutto quella degli scrittori più giovani, anche anagraficamente per certi versi, anche se poi sappiamo benissimo che si può sortire pure a 70 anni, non è quello il problema, però mi piacerebbe che quella scrittura andasse più in una direzione europea. In questo senso mi permetto di dire che sono particolarmente fiero del fatto che quest'anno allo Strega Europeo abbiamo in cinquina una scrittrice che si chiama Aisha Della Cruz, che ha scritto un romanzo, Transito, che secondo me è un romanzo che sposta molto del vedere la narrativa in una chiave diversa.
e credo che a livello europeo ci siano tanti scrittori, soprattutto tra i più giovani, che stanno cercando delle strade nuove per raccontare e anche per utilizzare degli strumenti diversi alla narrazione, quindi utilizzando addirittura alcune parti di quella che un tempo era considerata solo saggistica, che invece entra dentro il romanzo e crea un cambiamento anche sia nella lingua, sia nella struttura, sia nel modo di raccontare. E credo che questo sia una sfida importante che anche in Italia andrebbe colta, soprattutto, ripeto, dagli autori che si affacciano adesso e che quindi hanno più possibilità e più voglia di sperimentare, perché non hanno ancora costruito la propria voce. E quello secondo me sarebbe un auspicio importante. Detto questo, dico solo un'altra cosa e poi passo parola a Lorenzo e Anza su questo tema, perché si collega a quello che ho appena detto di Aisha, cioè tra una quindicina di giorni, 20 giorni ci sarà il Salone del Libro di Torino e spero che tanti ci andranno, perché si torna una grande manifestazione che sarà fondamentale. E io ieri ho scritto un post, ma l'ho scritto col cuore, verso Nicola La Gioia, che sta facendo un lavoro straordinario col suo staff per mettere su una manifestazione che è una manifestazione enorme, che anche all'estero ha una sua visibilità e quindi porta la nostra idea di cultura e di letteratura all'estero, ed è davvero, davvero molto importante. Quindi spero che anche qui, se siamo lontani, un po' di persone avranno voglia di sfidare la distanza e partecipare, perché secondo me sarà un grande salone. Io rispondo, diciamo, come osservatrice della narrativa. Innanzitutto dico che il problema della morte del romanzo è un problema del postmoderno, in realtà molto forte nel primo affermarsi della cultura postmoderna, e Calvino, per rispondere che il romanzo non aveva più senso, scrive poi uno dei suoi romanzi più riusciti, che è Se una notte d'inverno un viaggiatore. Quindi in realtà penso che sia un tema irrisolvibile, non ragionando in termini commerciali. Credo che sicuramente noi abbiamo convivenza di più tendenze nella narrativa, perché è vero che c'è una narrativa che va più verso il frammento, il racconto di sé, la tendenza al biografismo e all'autobiografismo è molto forte, però contemporaneamente i numeri delle classifiche ci dicono pure che vanno i romanzi col plot forte, tipo penso ai Leoni di Sicilia, tipo penso Cambiare l'acqua ai fiori, dove invece ci sono scrittori che si mettono alla prova più con la costruzione del plot e per fornire storie che si aprono su altre storie. Vedo che attualmente c'è veramente un po' di posto per tutti. Credo poi, pensando agli scrittori, ai giovani, agli esordienti, che sicuramente uno deve seguire la propria voce, deve sentire la propria voce, deve sentire una propria esigenza. Scrivere pensando a cosa si aspetta il mercato non va mai bene, scrivere pensando a cosa si aspetta il lettore non va mai bene. Grande rispetto per il lettore sempre, questo sì, per cui mai pensare di fare sconti su se stesso, no? Se una cosa non piace a me, mi piace così, non piace al lettore, mi ci rimetto o non la pubblico. Però non può essere l'ispirazione, la creazione, la finzione narrativa, secondo me, subordinata alle logiche del mercato e nemmeno alla novità a tutti i costi, perché poi che cos'è la novità in letteratura? Lo sguardo è la parola nuova, è un nuovo modo di raccontare, è una nuova storia. Non saprei troppo dirlo, a meno che non mi venga l'idea di una storia nuova, una storia sperimentale. Quindi direi che c'è un po' di tutto. Quello a cui non dobbiamo, noi come lettori orientiamo tantissimo il mercato con le nostre scelte, con le nostre letture, e credo che il romanzo abbia buona vita, secondo me gode di ottima salute, non credo, per quelli che sono i lettori forti, perché il grosso problema italiano è il divario tra chi non legge nulla e chi legge tutto, quello è il dato tragico, che ci sono i lettori forti da 50 libri l'anno e ci sono i lettori che non leggono dall'ultimo romanzo assegnato alle scuole medie, di cui non si ricorda il titolo. Questo non sposterà molto, secondo me, nemmeno il mercato editoriale più grande. Io condivido, tutto quello che pensa, e ricordo sempre a un premio qualche anno fa, sempre con la tentazione,
ci fu questa discussione, dicevano, non ricordo adesso, però c'era una domanda, è finita, allora ci fu questo, possiamo chiamarlo collega, insomma c'era uno dei premiati che era in cinquina con me, e mi fece molto, arrivò lei e disse, giustamente, chi dice che il romanzo è finito è perché non lo fa scrivere un romanzo. Questa è la grande verità. Poi credo su quelli che sperimentano, non me ne voglia Giulio, sinceramente non mi fido, perché secondo me non, quelli che devono cercare di l'originalità, sperimentare a tutti i costi, una voce ce l'hai o non ce l'hai, c'è poco da fare. Per fortuna questo mestiere insomma, questa nella scrittura, a differenza per esempio di altri tipi di arti, insomma, per esempio nella musica, no? Sono tante persone di talento, tanti musicisti di talento che restano un po' nella penombra, che l'editoria io credo, meno male, se hai una voce, se hai una tua originalità, se hai qualcosa da dire, se la dici, esci, qualcuno se ne accorge, alla fine esci, e sei anche ripagato, insomma, i lettori poi ti l'autenticità. Quindi, io capisco quello che dici tu da editore, però io dico da autore, io credo che l'unica cosa da fare essere autentici, cercare di avere una voce, non scimmiottare nessuno. Però questo generalmente o ce l'hai o non ce l'hai, non è che si costruisce. No, sono d'accordo, no, io mi riferivo più a un discorso di tematiche, anche di. Insomma, sarebbe lungo. Sì. Però no, ma sono d'accordo con te, la voce non te la regala nessuno, ce l'hai o non ce l'hai, no? Io mi riferivo più a una sperimentazione che andasse nelle reazioni di certi temi, di certe possibilità, secondo me. Poi naturalmente o sei scrittore o non sei scrittore, se no siamo qua 100 anni, insomma, sì, e non tiriamo fuori un ragno dal buco da una persona che non ha talento, questo è chiaro. E poi secondo me ci sono tante storie, nel senso, anzi quando capita l'autore che ha la fortuna, l'audacia, l'ostinazione, insomma, quando riesce a trovare una storia, in genere quelli vengono tantissimi, no? Possiamo fare 1000 esempi. Mi viene Viola Ardone, perché l'ho vista ieri, l'altro ieri. Ecco, Viola ha trovato una storia da raccontare importante, fatto, no? Lo sappiamo molto. Quindi vuol dire che il lettore cerca anche quello, soprattutto se sono poi storie vere, insomma, c'è anche questo. Il problema è che ci sono tanta offerta, e quindi molto spesso ci si perde da lettori. Io in conclusione volevo solo dire una cosa, se posso, sempre in relazione al Salone, in relazione a una cosa che in parte riguarda pure Enza, cioè oggi abbiamo annunciato la nascita di una nuova collana, l'approfitto da editore, mi inserisco nell'altra veste, che si chiama Mosche d'Oro, ed è una collana che sarà diretta da Nadia Terranova, Giulia Caminito e Viola Lomoro, ed è una collana che sarà fatta solo di scrittrici che racconteranno grandi donne, non necessariamente artiste e letterate, che però hanno avuto un significato nella storia a livello internazionale. Insomma, iniziamo con un libro di Lisa Ginsburg che parlerà di Jean Moreau, poi ci sarà un libro di Melissa Panarello che parlerà di Lisa Morpurgo, e poi ci saranno tutta una serie di altre scrittrici, alcune delle quali sono Maria Rosa Petruselli, Simonetta Sciandivasci, Beatrice Masini, Chiara Sprecola, Alessia Nadia Terranova e Giulia Caminito scriveranno nella collana, e poi ci scriverà anche Enza, quindi volevo dire dare questa notizia. Che... Ma anche bravo anche come quello. e quindi mi faceva piacere, insomma, posso condividere con voi la partenza di questo progetto. Prego. Parlo così, va bene? Sì. Io sono tipo per il pubblico a casa. Allora, purtroppo non ho letto il libro, quindi mi chiedo cosa posso aspettarmi da questa lettura. Mi sembra che si tocchi il tema dell'accudimento, e in una prospettiva molto inusuale, perché noi viviamo in una società che in qualche modo delega quasi tutte le forme di accudimento alla donna, e poi è proprio all'accudimento, diciamo, soprattutto del piccolo. C'è in questo romanzo una forma speciale di accudimento, cioè quello del figlio che accompagna il genitore nell'ultimo viaggio. Volevo sapere se troverò in questo romanzo il punto di vista di un uomo che si occupa di questo speciale accudimento, perché è una cosa che mi incuriosisce molto. Traduco per il pubblico a casa velocemente. Allora, la tematica dell'accudimento di solito è una tematica femminile, cioè un ruolo più delegato alle figure
femminili e le famiglie che non a quelle maschili. Stefano Squillante chiede se in questo libro invece ci sarà un approccio, si potrà aspettare da lettrice un approccio sul tema dell'accudimento da un punto di vista maschile, questo per chi era a casa. Non lo so, forse in parte c'è, devo dire la verità, non è stato un tema per me centrale, nel senso che io mi sono occupato in parte di mio padre, ma in quel momento c'era mia madre soprattutto, ci sono state una serie di altre persone che poi compaiono nel libro, soprattutto mio zio e mia zia che sono venuti a Roma. A un certo momento di questa storia io me ne sono anche andato per alcuni giorni, tra l'altro venendo a Napoli peraltro, esatto. E quindi si diventa Napoli come città, ma all'epoca avevo una fidanzata napoletana. E... Una delle tante. Adesso non comincia. Una che spero non legga il libro. No, no, non c'è, spero che neanche legga il libro, insomma, non sarebbe il massimo della vita, potrebbe prendersela anche a distanza di anni. Però diciamo che non c'è questo tipo, cioè non è una storia in cui io mi sono occupato appieno di mio padre da solo, senza la presenza di altre persone. Sicuramente in parte l'ho fatto. Ma è stata una cosa che mi ha pure molto segnato, cioè nel vedere la sua sofferenza, il disfacimento, anche di una persona che era molto forte anche dal punto di vista fisico, e quindi è stato molto complicato. Però quel lato lì non mi sentirei di dirti che c'è più di tanto, almeno dal mio punto di vista di quello che ho fatto. Anche perché non aveva l'età, cioè, come diceva prima Enzo, non è il naturale, non è l'uomo adulto che accompagna il padre anziano. Accompagna il padre anziano, no, sto parlando di un ragazzo di 20 anni, un padre ancora nel pieno della vita, no? Perfetto, allora noi alle 19.32 possiamo dedicarci al fermacopie, è stata una presentazione intensa, grazie per il suo contributo così importante a Lorenzo Marone. Grazie a Giulio per aver scelto Io ci sto e la piazzetta Aldo Masullo, perché noi abbiamo ottenuto di rinominare questa piazzetta a uno dei filosofi napoletano, partenopeo, di identità partenopeo, un filosofo importante a livello nazionale, con una petizione. Grazie a tutti voi che ci avete fatto compagnia, grazie alle vostre domande e ai vostri contributi. Grazie. Buonasera.